Ci sono vari tipi di container per i vari trasporti, ad esempio i fuori sagoma. Con i fuori sagoma si può trasportare pure un'elica di una nave oppure uno yacht. Questo è il mezzo chiamato Reach Stacker. La Reach Stacker serve per l'accatastamento dei container pieni che trasportano principalmente le auto. Nell'ambito del programma Garanzia Giovani, la Regione Calabria, a seguito di un'indagine di mercato, ha individuato delle figure professionali per le quali avviare dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di una qualifica. A fine percorso, i giovani avranno la qualifica di operatore per la conduzione e le manovre di mezzi di sollevamento e traino, che consentirà loro l'inserimento nel sistema produttivo portuale. Abbiamo imparato molto perché questa qua è una nuova realtà per noi. Porto, avendo avuto parenti che hanno sia lavorato sia che lavorano, per me è stata sempre una realtà fondata sulla crescita per il nostro territorio. È un mestiere che, diciamo, non si vede da tutte le parti, cioè possiamo dire che Porto di Gioia Tauro è rinomato in tutto il mondo, è uno dei più grandi d'Europa. Non solo fa da nave a nave, ma fa anche uno scambio intermodale. Con questi ragazzi, grazie al piano di Garanzia Giovani, è stato possibile avviare un percorso di formazione, scommettendo soprattutto sulla competenza. L'apprendere facendo e il costruire un percorso di lavoro che poi diventa praticamente una scelta di vita, credo che sia una risposta che parte dal basso. Per molti di questi ragazzi è stato registrato un entusiasmo straordinario. L'attività formativa è stata strutturata attraverso una selezione che ha poi consentito l'accesso a 100 ragazzi di essere formati. Il monte ore di 400 ore, scommettendo soprattutto sulla sicurezza e poi sulla tecnicità di quelle che sono le attività che vengono svolte all'interno dell'ambito portuale. 200 ore invece vengono svolte direttamente in aziende, seguiti da un tutor aziendale, e svolgono proprio l'attività alternandosi alla guida dei mezzi che poi andranno ad utilizzare. Mi piace molto guidare questo mezzo perché grazie al joystick riesco a manovrare al meglio il braccio e quindi mi sento come se prendo con le mani appunto i contenitori. Di questo lavoro mi piace perché si ha la responsabilità di un mezzo pesante e si ha lavorare vicino al mare pure, è una bella cosa.